Oggi abbiamo parlato del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Udine. Abbiamo deliberato il nuovo piano che riguarda il triennio 2022-2024. È un piano importante di cui il Comune è dotato oramai da diversi anni per quanto riguarda le informazioni che vengono date ai cittadini attraverso proprio la trasparenza. Abbiamo il sito ufficiale del Comune che permette a chiunque di ottenere tantissime informazioni proprio sull'attività amministrativa. Tutte le delibere, sia della Giunta che del Consiglio Comunale, a tanti altri atti che riguardano un po' il nostro lavoro. Il documento non è stato redatto dalla Giunta, non è stato approvato da noi, ma sono gli uffici che l'hanno preparato, presentato, e oggi noi l'abbiamo approvato proprio per continuare questa azione di massima trasparenza che riguarda l'attività amministrativa del Comune di Udine. Bene, dalla trasparenza passiamo all'area verde attrezzata di via Molin Nuovo. Siamo nella zona di Paderno, quindi nord della città. Oggi il vice sindaco Michelini ci ha portato un progetto che riguarda la creazione di questa area verde, che significa attrezzarla, perché l'area verde c'è già, però si tratta di renderla fruibile soprattutto per i bambini con dei giochi dedicati a loro. Ma sentiamo dal vice sindaco di che cosa si tratta. Sì, grazie al sindaco. L'area verde attrezzata di via Molin Nuovo, se vi ricordate, noi abbiamo fatto altre aree verdi attrezzate durante il nostro mandato, quella di via Castellos è una di quelle che prevede, come questa di via Molin Nuovo, prevede praticamente un percorso ciclopedonale, ovviamente, con materiale drenante e quant'altro, lungo tutta l'area verde, che è un'area che era stata molti anni fa data al Comune di Udine in seguito a delle opere di come oneri di urbanizzazione a seguito della realizzazione di piani attuativi. Questa area verde, ovvero tutta l'area, comprende un pezzo importante proprio destinato al verde, che attualmente non è utilizzato perché è solo ricoperto di verde proprio, viene sfacciato e basta, e c'è una parte dove sono stati realizzati dei parcheggi, e questi parcheggi che fatti molti anni fa ormai hanno un asfalto completamente rovinato, non ci sono, non si vede neanche lo stallo, praticamente è una situazione, una specie di abbandono. Abbiamo rimesso tutto assieme per far sì che in quell'area, come diceva il signor, via Molin Nuovo, che praticamente siamo nella zona di Paderno, si arriva da via Saluzzo e via Vercelli, arrivi via Molin Nuovo, c'è questa bella area sulla quale andremo a fare parte i collegamenti dei sottoservizi, quindi lì non c'è la parte idrica, quindi andremo a fare il collegamento per poter piazzare una fontana, andremo a fare tutto l'impianto sottostante elettrico in modo tale che si possa illuminare l'area, andremo a creare una aiuola dove sono attualmente degli alberi già posizionati lungo la strada, però sono sull'asfalto in pratica, quindi andremo a fare un'area, una specie di aiuola che contorna questi alberi. Poi c'è questo parcheggio che verrà rifatto così com'è, con gli stalli, con l'illuminazione e soprattutto prevedendo nelle opere anche gli stalli per i disabili. Tra parentesi, in quest'area ci saranno tutti gli accorgimenti per la disabilità e anche per i bambini, insomma, per le persone anziane, perché
oltre al percorso, che è importante perché è abbastanza l'area ha la sua larghezza e anche la sua lunghezza, quindi una bella area, ci saranno posizionate praticamente una decina di panchine lungo tutto il percorso, diciamo in parte, una fontana, come vi dicevo, l'illuminazione, ma soprattutto quello che è importante sono due cose. Pianteremo degli alberi, una trentina circa, di medie dimensioni, che faranno anche subito ombra, quindi vicino alle panchine ci potrà anche benissimo stare e vivere l'area stessa. In più, nella parte diciamo più verso ovest, verrà ricavata un'area dedicata ai bambini, quindi con dei giochi attrezzata proprio per i bambini, con dei giochi che diciamo faranno da contorno a quello che è l'utilizzo dell'area verde stessa e anche in sicurezza, come vi dicevo prima, con tutte le norme che attualmente sono in vigore per la realizzazione, la sistemazione e l'installazione di giochi. Quindi tutto il sottostante con il materiale che deve essere usato come quello che va ad attutire l'impatto in caso di caduta e soprattutto dei giochi che riqualifichino anche il quartiere, perché quel quartiere lì è molto abitato, quella parte della città, quindi ci sono tanti bambini, tante famiglie ed è un'opera, secondo me, secondo la giunta, secondo il sindaco, secondo noi, che riqualifica l'intera area, l'intera zona. Benissimo, parliamo adesso di un torneo calcistico intitolato Insieme per la Solidarietà, che si terrà il 7 maggio, quindi fra pochi giorni, qui a Udine, allo Stadio Friuli. L'assessore Falcone ci illustra questa iniziativa. Sì, grazie Sindaco e buongiorno a tutti. Siamo stati contattati appunto dalla prefettura, dal prefetto in persona, il quale aveva l'intenzione di riportare quello che aveva fatto lui in passato anche in un'altra città, una partita di calcio a scopo benefico. Abbiamo immediatamente colto col Sindaco questa proposta e ci siamo attivati immediatamente nell'organizzazione, che è stata un'organizzazione a più mani, in quanto è intervenuto anche il presidente del CONI, che è riuscito a creare una squadra di vecchie glorie del calcio e dello sport. Per quanto riguarda invece il comune, noi abbiamo contattato la Nazionale Attori, abbiamo una rappresentanza dei donatori di sangue. In più abbiamo contattato tutta una serie anche di sponsor che ci hanno dato forza a questa iniziativa. Oggi sostanzialmente in giunta abbiamo praticamente deliberato una cifra di rimborso alla United con Morrizzi, che ha collaborato su tutte le fasi organizzative e quindi ci farà, diciamo, sarà il soggetto indicato e adeguato per poter effettuare questo per conto del comune. E poi all'iniziativa è stato riconosciuto l'interesse pubblico, quindi vi aspettiamo tutti quanti il 7 di maggio. Sempre il mese di maggio ci sarà la giornata mondiale del gioco, il 28 maggio. L'assessore Maglioni oggi ci ha illustrato questa iniziativa che si terrà nel centro storico della città. Grazie Sindaco, il 28 maggio ci sarà questa bella iniziativa che è la giornata mondiale del gioco e si svolgerà nel centro storico cittadino. È un'iniziativa che la città di Udine porta avanti ancora dal 2004 e che intende naturalmente celebrare l'importanza del gioco, del suo valore educativo, della sua funzione di socializzazione. Il gioco favorisce anche il benessere psicofisico ed è un'attività per tutte le generazioni e per tutte le persone, i bambini, gli adulti, al di là di ogni distinzione di genere. Quindi veramente sarà una giornata all'insegna del gioco e a cui tutti potranno partecipare
nel centro storico, nelle piazze del centro storico, nel, pensiamo a Via Mercato Vecchio, la loggia di San Giovanni, la loggia di Lionello, e poi Piazza Matteotti, Piazza 20 Settembre. Parteciperanno famiglie e bambini e anche naturalmente enti, associazioni, scuole che ora stanno aderendo. È stato anche emanato un avviso pubblico e dall'8, il giorno 8 aprile, e questa, l'adesione sarà possibile fino al 30 aprile. Tutte le attività saranno completamente gratuite e tutti potranno giocare liberamente, adulti, bambini. È una bella iniziativa che conferma il ritorno alla normalità nella città di Udine. Noi vedremo il centro della città di Udine animato da moltissime persone, però su questo punto naturalmente il tutto è organizzato dalla ludoteca comunale e quindi dall'ufficio Ludobus che fa parte del servizio cultura e istruzione, e faremo anche una conferenza stampa su questo tema. Bene, sempre l'assessore Maglioni oggi ha portato anche una delibera che riguarda un bando finalizzato alla concessione di contributi per gli istituti scolastici della nostra città. Bene, grazie. Sì, questo bando consentirà alle nostre scuole cittadine, in particolare alle scuole dei 6 istituti comprensivi, che comprende appunto scuole, dalle scuole dell'infanzia alla secondaria di primo grado e poi anche alle scuole, all'educandato Uccelli, sempre per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di primo grado, e anche è finalizzato a concedere contributi alle scuole paritarie, primarie e secondarie di primo grado. Il Comune di Udine con 112.000 euro finanzierà progetti di espressione artistica e motoria, progetti finalizzati al successo formativo, e progetti di alfabetizzazione digitale e di sviluppo delle capacità logico-analitiche, progetti in tema di educazione ambientale e anche attività di doposcuola per le scuole secondarie di primo grado. È un finanziamento importante perché in questo modo appunto le scuole potranno realizzare progetti già presenti, presenti all'interno dell'istituto e utilizzeranno anche personale interno, quindi i contributi copriranno fino al 90% naturalmente delle spese. E quest'anno abbiamo introdotto anche la novità che potremo finanziare anche progetti di carattere biennale. Torniamo alle altre pubbliche. Il governo, attraverso anche il Ministero degli Interni, ci ha finanziato più di 400.000 euro per lavori di adeguamento nelle scuole, in una scuola nella nostra città, e per quanto riguarda le strade comunali. Ma vi spiega tutto il vice sindaco Michelini. Sì, due cose. Come diceva il sindaco, ci sono degli interventi finanziati dal Ministero che riguardano la manutenzione stradale. Due annualità, la prima annualità di 230.000 euro per il 2022, sulla quale noi avevamo già fatto una serie di rilevazioni statistiche, anticipando quelli che erano i progetti per poter spendere questi soldi e realizzare la manutenzione. Questi 230.000 euro, si tratta di manutenzione straordinaria di strade che riguardano essenzialmente le asfaltature. E quindi vi elenco anche gli interventi, che sono tanti ovviamente, gli asfalti che sono da fare in città, la sistemazione, però ovviamente ci sono tutta una serie poi di valutazioni che vengono fatte
relativi alla presenza di momenti, circuiti diciamo interni che riguardano più strade, più frequenze, eccetera, eccetera, o la stessa condizione stradale. Andiamo a fare praticamente il collegamento tra la rotatoria di Viale Palmanova, quella di fronte al supermercato, il primo supermercato Panorama in pratica. Iniziamo da prima della rotatoria perché il tempo lì è stato un po' ha fatto sì che questa parte sia in condizioni non buone. La rotatoria che era stata fatta nel 2018, perché la sua, essendo allargato anche il raggio di, diciamo di del percorso, deve essere un attimino sistemata nella sua parte estrema, e poi una parte di Viale Palmanova che va fino a al cavalcavia sopra di San Bernardo Fortunato, che è in condizioni non buone, anzi molto male, viene sistemato con il rifacimento dell'asfalto. Poi dall'altra parte abbiamo già eseguito due anni fa la ciclabile, abbiamo fatto anche la sistemazione stradale e anche il cavalcavia è già stato sistemato, quindi lì tutta quell'area verrà presa in definitiva sistemazione. Un'altra parte importante è dalla rotatoria di Piazzale Cella, andando verso i due sottopassi, quindi passiamo per la sistemazione di un pezzo della rotatoria che congiunge via Isaia d'Ascoli, si chiama così, quella via che poi collega da una parte via della Rosa, dall'altra va verso il sottopasso, via Pozzuolo, no? Va verso via Pozzuolo e una parte va verso via Lumignaco, quindi due sottopassi, i collegamenti con i due sottopassi, quello di via Lumignaco e quello di via Pozzuolo, verranno rifatti, non erano mai stati oggetto di interventi per molto tempo, non si capisce perché, comunque è così, fatto sta che vengono rifatti e quindi tutto il collegamento viario che congiunge più strade avrà un suo decoro, una sua percorribilità. Inoltre abbiamo anche inserito un altro punto strategico e nevralgico, cioè il collegamento con il termine, con le scuole, con il terminal delle scuole e l'università e con l'ospedale, attraverso la statale 13 arriva attraverso una via, un viale che si chiama Viale Giovanni Boccaccio. Anche questo non ricordo, ma sicuramente sono passati almeno due decenni, verrà rifatto completamente l'asfalto perché adesso non è in buone condizioni, ovviamente, anzi in cattivissime condizioni, quindi approfittiamo di questo fondo ministeriale per poter intervenire. Qui siamo in presenza di PNR, quindi credo che noi magari recepiranno il Ministero come già un qualcosa di pronto e immediato, però il Comune di Udine qui dimostra subito la sua attuazione, perché questo è un progetto definitivo. Inoltre, se posso, completo sindaco anche l'intervento che facciamo per la riqualificazione energetica a fronte di un... Scusate, prima non è il PNR quello delle strade, è quello che sono fondi ministeriali, rettifico se ho detto PNR. Invece col PNR andiamo a finanziare, abbiamo ricevuto il contributo di 170.000 euro per la riqualificazione energetica di alcuni interventi su edifici. Abbiamo pensato di inserire uno delle scuole che si chiama la Bella Vitis, scuola di primo grado, no? Confermi dove per anni chiedevano di riqualificare, diciamo, gli infissi sono in condizioni non buone, c'è dispersione non solo di una temperatura abbastanza importante, sono grosse dispersioni, più durante le
diciamo, ai periodi più caldi, c'è una battuta di sole che purtroppo costringe i ragazzi per molte ore a difficoltà, quindi lì interveniamo rifacendo gli infissi. Come? Gli infissi verranno fatti con materiale in alluminio, secondo le norme che il PNR tra l'altro detta negli accorgi, negli interventi di riqualificazione energetica. Ci sono delle diciture che non vado neanche a leggervi perché sono dettate proprio dalla normativa, ma questi importanti diciamo serramenti in alluminio di una certa tipologia hanno anche sono il doppio vetro e soprattutto hanno l'accortezza di avere una diramazione esterna che va a sostituire quelle che una volta chiamavano le veneziane, cioè quelle che andavano a riparare dal sole, no? E questo accorgimento esterno, approvato ormai, lo stanno usando tutta Europa, fa sì che protegge dal caldo e dal freddo la parte esterna e la parte interna, col doppio vetro e con l'infisso fatto in questo materiale, fa rimanere la temperatura praticamente ad una certa gradazione, e quindi anche la Bella Vitis avrà questo intervento che riguarda, come dicevo prima, l'efficientamento energetico, ma anche la stessa diciamo, natura di vita dei ragazzi stessi all'interno della scuola. Bene, ricordo anche che abbiamo autorizzato il 15° raduno delle auto d'epoca intitolata Città di Udine, che si terrà in pratica il domenica 15 maggio qui in città, partenza 8:30 da piazza Primo Maggio, poi attraversamento di via Treppo, piazza Patercato, via Lungheria e via Palmanova. Sono auto d'epoca che gireranno per il centro della città. E adesso passiamo ad un'opera importante che fra poco arriverà in Consiglio Comunale, ed è il PEBA, questo strumento urbanistico che riguarda il superamento delle barriere architettoniche. La città di Udine è a buon punto con un elaborato che ci ha impegnato per tanti mesi con la collaborazione fondamentale dell'Università di Udine. Siamo così alla direttura finale. L'assessore Manzano oggi ci ha portato gli ultimi elementi per arrivare rapidamente in Consiglio Comunale. Prego, assessore. Grazie Sindaco, come ha ricordato bene il Sindaco, questo è un piano processo che dura da diverso tempo, esattamente da metà del 2020, con l'accordo attuativo stipulato con l'Università degli Studi di Udine, il gruppo di ricerca della professoressa Conti, che hanno ideato un metodo per la mappatura delle criticità. Questo metodo è stato poi consegnato ai professionisti incaricati che hanno ricevuto l'affidamento a metà del 2021 per la predisposizione di tutti i documenti che riguarda il PEBA. Ricordo che noi stiamo operando grazie alle linee guida regionali, che sono uno strumento che tutti i comuni hanno per poter dare questo piano di settore e che prevederà anche il tempo di adozione, ovviamente di osservazione o contributo, infine di approvazione in Consiglio Comunale. E ormai siamo addirittura d'arrivo, perché a fine mese i professionisti consegneranno tutto il pacchetto. Volevo ricordare alcune cose. Il PEBA della città di Udine ha riguardato per questa prima fase, perché il PEBA è diviso in fasi e sarà importante poi continuare il monitoraggio e l'implementazione, ci siamo concentrati sul centro città e quindi gli spazi urbani. Sono stati mappati 31 km di spazi urbani e quindi oltre sono state rilevate 4.100 criticità. Proprio ieri, durante anche l'incontro con tutti i portatori di interesse, abbiamo anche dato l'importo, il costo complessivo stimato per l'attuazione del PEBA per queste criticità, dividendole per priorità alta, media e bassa. In totale sono oltre 10 milioni di euro. È ovvio che l'amministrazione comunale darà una programmazione di intervento e quindi di priorità su cosa vorrà iniziare a lavorare. In questa istruttoria anche si indica il criterio di priorità, quindi una priorità alta saranno gli interventi che l'amministrazione comunale metterà a mano, magari quelli già finanziati, una priorità media che riguarderà i percorsi
per adeguare la facilità e l'accessibilità agli edifici pubblici, che è un altro tema importante, e poi una priorità più lieve alle restanti strade. Ricordo che lo studio professionista è il Global Project, gli architetti Casole Gaiato, e sempre nel mese di aprile, ma non solo, questo processo è stato accompagnato da una fase di partecipazione molto intensa che ha visto i portatori di interesse coinvolti mensilmente e anche di più, con i rilievi urbani, con le soluzioni pratiche, e come dire, ogni scheda, quindi queste 4.000 e oltre schede, hanno proprio, oltre all'individuazione, la foto della barriera, anche la proposta progettuale per superarla con la stima di costi. La somma sono questi oltre 10 milioni che ho citato poc'anzi. Recentemente si è svolto anche un incontro con i rappresentanti delle categorie economiche, con gli ordini professionali, che ovviamente hanno applaudito questo sistema e si sono congratulati con l'amministrazione comunale, in primis col sindaco, che ha creduto fin da subito alla necessità di avviare questo processo, che avremmo sicuramente potuto esaurire in una manciata di mesi, ma non sarebbe stato così efficace, perché questo è un tema che riguarda l'accessibilità universale, quindi non indirizzata solo ai portatori di interesse classici, quelli che vediamo con la carrozzina, quindi motoria, intellettiva, cognitiva, ma una disabilità aperta a 360 gradi, che spazia dal bambino piccolo fino all'anziano più maturo. Quindi è un processo a cui le famiglie hanno partecipato sempre volentieri e che ringrazio veramente. Grazie Sindaco. Chiudiamo con un'ultima cosa. L'assessore Maglioni ci ha portato oggi la decisione di istituire 4 borse di studio per studenti meritevoli che frequenteranno l'Università di Udine e anche i corsi post diploma delle scuole superiori. Sono soldi che arrivano dall'ansito Toppo Wasserman. Prego, assessore. Grazie, Sindaco. Sì, una delibera di questa è importante perché abbiamo deciso appunto di distribuire ben 20.000 euro assegnati nella forma di borse di studio utilizzando i proventi del legato di Toppo Wasserman, appunto destinati a ragazzi iscritti al primo anno del CUNY, un corso universitario dell'Università di Udine, oppure al primo anno di un corso appunto post diploma degli istituti tecnici superiori. E per ottenere, sono 4 le borse di studio di 5.000 euro ciascuno. E per ottenere le borse di studio chiaramente i ragazzi devono avere dei requisiti particolari, in particolare appunto devono essere iscritti all'Università di Udine oppure frequentare i corsi del post diploma e degli istituti tecnici superiori di Udine, e avere avere ottenuto un punteggio di 81 centesimi all'esame di maturità, essere residenti in un comune della provincia di Udine e poi appartenere ad una famiglia il cui ISEE non debba essere superiore ai 24.000 euro. E questo è un punto essenziale e deve essere rispettato perché è indicato proprio nel lascito Toppo Wasserman. È un contributo importante che farà in modo che 4 ragazzi o ragazze in condizioni economiche disagiate e meritevoli, considerata anche la valutazione dell'esame di maturità a 81 centesimi, possano naturalmente avere una maggior possibilità, un contributo economico importante per frequentare il primo anno di corso dell'università. Grazie. Bene, con questa delibera noi abbiamo chiuso la nostra conferenza stampa. Se non ci sono domande da parte dei giornalisti, vi do appuntamento a martedì della prossima settimana, riprendiamo il turno normale per quanto riguarda la conferenza stampa delle delibere della Giunta Comunale di Udine. Grazie a tutti della vostra presenza e ci vediamo martedì prossimo.